parliamo del tumore al colon retto, un argomento molto delicato da non sottovalutare. Ne parliamo con il dottor Luca Del Re, direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia generale dell'ospedale civile di Vigevano. Buongiorno dottore. Buongiorno a voi, grazie dell'invito per questa occasione. Allora dottore, cos'è il tumore al colon retto e quanto è diffuso questo tipo di tumore? Il tumore del colon retto è una malattia neoplastica che purtroppo colpisce una grande fetta della popolazione. Potete immaginare che nella popolazione della medicina generale un medico curante su 1500 suoi pazienti avrà almeno un paziente affetto dalla malattia in fase conclamata e almeno 15-30 pazienti che hanno sintomi riferibili a tale malattia. Come si riconosce e quali sono i sintomi e quando rivolgersi a uno specialista? I sintomi di questa malattia possono essere subdoli, molto simili ad altri disturbi del tubo digerente e quindi aspecifici. Vanno dai semplici dolori addominali, irregolarità dell'albo, anemia, perdita di sangue nelle feci, a volte non percepita dal paziente. Prima di arrivare a sintomi eclatanti, spesso il paziente si trascura e lascia passare anni prima di rivolgersi al medico curante, che è la prima figura da interpellare. Abbiamo parlato del medico curante. Come secondo passaggio cosa bisogna fare? Allora, il medico curante rappresenta un importante passaggio, è il primo attore di una scena che vede al centro il paziente, ma una sequenza di atteggiamenti scientificamente documentati. La ricerca da parte del curante della storia familiare di questo paziente per vedere se ci sono dei precedenti di malattia oncologica, di farmaci che il paziente assume, degli stili di vita del paziente, della sua età, e a quel punto, dopo aver raccolto l'anamnesi accurata, farà un esame clinico, valuterà la prescrizione di esami del sangue, la ricerca del sangue occulto nelle feci e o direttamente l'esame colonoscopico o l'invio presso specialisti di riferimento che possono essere il gastroenterologo o il chirurgo colorettale o entrambi. E quali sono le possibilità di cura in caso di tumore? Oggi possiamo dire con orgoglio che le possibilità di cura sono enormemente aumentate, ma non dobbiamo neanche dare false speranze ai parenti e al paziente. Dipende fondamentalmente dal momento in cui si riesce a intercettare la malattia. Tumori intercettati in fase iniziale possono essere asportati anche semplicemente con una procedura endoscopica, quindi non chirurgica. Tumori leggermente più avanzati necessitano di un trattamento chirurgico che oggi è sicuramente più moderno, mini-invasivo, con la laparoscopia, con la robotica. E poi ci sono le cure mediche che purtroppo a volte possono essere non solo preventive ma necessarie perché il grado del tumore era già avanzato. E anche questi farmaci di cui si parla spesso, la chemioterapia è pesante, la chemioterapia uccide, in realtà cominciano a essere sempre più mirati e sempre più cattivi solo nei confronti del tumore. Quindi buone speranze, un paziente operato in un grado iniziale di neoplasia può considerarsi guarito a 5 anni. E sono più colpiti gli uomini o le donne? Purtroppo in questa fase storica l'uomo è colpito in maniera significativamente maggiore che nelle donne. Questo probabilmente ha alla base cattivi stili di vita ancora più marcati nella popolazione maschile. Il messaggio che voglio lasciare è un messaggio incoraggiante perché i risultati sono sicuramente buoni in centri di riferimento che fanno almeno 50 procedure annue, i risultati chirurgici sono sicuramente superiori agli altri, ma il vero messaggio è quello di attenersi a stili di vita corretti, il medico curante potrà aiutarlo in questo senso e aderire allo screening regionale della ricerca del sangue occulto nelle feci che può intercettare in fase precoce una malattia diversamente più aggressiva. Ringraziamo il dottor Luca Del Re per questo argomento molto delicato, grazie. Ringrazio voi dell'opportunità e spero che possa servire di invito alla popolazione.